Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi ho un nuovo video. In realtà stavo facendo colazione, detto proprio sinceramente, solo che mentre stavo facendo colazione ho detto: ma perché non girarci un video a sto punto, visto che ho promesso di fare un video al giorno? E perché stamattina sto utilizzando la tazza di Crudelia. La tazza di Crudelia mi è stata regalata questa tazza da una mia amica per Natale, la mia amica Miriana, a cui mando un grosso bacio. Lei mi chiama Crudelia, quindi non poteva non esserci la tazza a me dedicata praticamente. Sto mangiando anche un cornetto, ero arrivata a metà, però è evidente che vi penso, perché dovete sapere che la mattina, cioè mio marito fa i turni. Fa i turni al lavoro. Fa i turni al lavoro e quando fa il turno di notte, la mattina mi porta sempre un cornetto e niente, insomma, e lo stavo mangiando. Ma poi questa tazza Crudelia qui disegnata. La scritta Crudelia dietro e Crudelia nello sfondo, cioè quindi praticamente proprio Crudelia Demo. Ci piace Crudelia. Mi ero già fatta il tè, quindi ho buttato anche la bustina. E avevo preso un tè della Twinings agli agrumi. Dopo che avrò fatto colazione, voglio uscire. Perché sto cercando un paio di stivaletti da credo un po' di tempo, ma che poi alla fine sono semplici. L'altro giorno ho girato non so quanti negozi e cerco un paio di stivaletti neri semplici col tacco largo. Fino a un mese fa ne ho visti una marea nei negozi, adesso che lo cerco io non ne trovo più, anche a Natale. Avevo chiesto a mio marito se per Natale mi regalava il blower, quel giubbino piumino. E ok, mi dice, non so quanti negozi gira, ha girato, ma non riuscivo a trovare la taglia. Oppure se trovava la taglia era rosso, io rosso non lo volevo. Al finale della fila poi l'ho trovato su Zalando in saldi e io lo cercavo nero, ma nero non c'era. Comunque alla fine l'ho preso verde oliva, che è anche molto bello, mi piace. Gli faccio: vabbè, allora visto che non hai trovato il giubbino, regalami il cuore Tiffany che è uscito adesso, lo splash. Di male in peggio, cioè terminati, sold out ovunque, sono riuscita ad ordinarlo praticamente 2 giorni, cioè 2 settimane fa allo store di Tiffany alla boutique a Roma e mi arriverà credo in questi giorni, perché ho fatto il bonifico un paio di giorni fa verso Tiffany. E ovviamente vi farò un video di tutta la mia collezione Tiffany, perché è piccola, cioè non ho tante cose, però mi piace insomma farvelo, perché mi fa piacere farvelo, perché ho visto che quello di Pandora l'avete apprezzato molto e mi sono dilungata, ci cioè sono andata da una cosa all'altra. Boh. Vi stavo dicendo che volevo uscire per andare a vedere questi stivaletti per farmi un giro da Michael Kors. Ieri ho girato un video sulle borse di Michael Kors, ma comunque devo rigirarlo perché non mi sono accorta che stavo riprendendo dall'altra parte invece di riprendere i miei. Vabbè, un casotto, che bello di qua fare. Su per il mio primo canale, però ho pensato, sono pochissime borse, cioè perché ho iniziato da poco questa cosa che mi piacciono le Michael Kors. Ho pensato di farlo anche in versione ASMR perché penso che vi faccia piacere sicuramente. E di mostrarvele. Niente, io amo il cornetto alla crema. Quindi mio marito, sant'uomo, quando fa il turno di notte che torno da lavoro,
Passami via il cornetto e me lo porto e poi lo mangio la mattina, insomma, quando mi sveglio. Cosa avete ricevuto voi come regali di Natale? Io dalle amiche un po' di cose. Magari qualcosa poi ve lo faccio vedere, però vi faccio un video dove vi mostro le cosine che più carine che mi hanno regalato. Così vorrei rifare un giro di nuovo all'outlet di Michael Kors perché mi è arrivata la mail dall'outlet che hanno messo il 70%, quindi vorrei vedere se c'è qualcosa di carino anche se non mi serve niente, perché ho fin troppe borse, non mi serve niente. Infatti poi vorrei evitare di andarci, però allo stesso tempo ci vorrei andare, sono combattuta praticamente. E vorrei passare da Zara per vedere se ha qualcosa. Ho comprato un paio di jeans, il modello strappato da Stradivarius 2 giorni fa, quegli sconti sono meno di 15 euro. E ho visto che anche Zara aveva diverse cose. Poi ho visto su alcuni ASMR, devo vedere, voglio vedere in primis quanto costa e poi dove riesco a reperirlo. Anzi, se ci sono ragazzi che fate video ASMR che mi state guardando magari. E il microfono, quello là grande, grandissimo, enorme, che vedo in molti video, dove lo avete comprato? Magari se mi dite, mi potete anche contattare in privato e dirmelo se vi va. Vorrei capire anche il prezzo, se non è esagerato. Mi piacerebbe insomma farvi qualche video con perché ho visto che quel microfono a secondo di come ti metti l'audio cambia e mi piace tanto. È un microfonino che ho attaccato qui piccolo insomma che mi fu inviato, cioè che da Amazon, presi da Amazon, ma nulla di che, giusto per farmi sentire meglio. Diciamo che sono molto casalinga e spartana. Da come avete notato. Dopo voglio registrarmi, subito dopo, o prima, non lo so, prima o dopo questo vedrete un video dei prodotti che ho utilizzato per truccarmi oggi, cose semplici. E nulla così. Come vi dicevo prima, visto che avevo promesso almeno per una settimana di fare un video al giorno, ho pensato mentre stavo facendo colazione, visto che già veniva registrato uno della colazione e non so neanche se vi piacciono o se i rumori secondo voi sono un po' troppo forti, visto che ho il microfonino, se i rumori vi sembrano troppo forti, magari di quando mastico, di quando ingoio e cose varie, ditemelo. Che magari o tolgo il microfono o non li faccio, perché magari non so se possono più che rilassarvi e infastidirvi, non lo so, questo poi me lo dovete dire voi. E niente, insomma, come vi dicevo, volevo fare il video di Michael Kors. Se avete qualche video che volete vedere, scrivetemelo. Se avete qualche microfono da suggerirmi, oltre a questo che vi ho detto, magari scrivetemelo giù. Così mi informo, vedo dove reperirlo, se lo trovo su Amazon, se lo trovo in qualche negozio, a meno che non abbiano proprio dei prezzi proibitivi, insomma. E questo è quanto praticamente. Tra un po' scendo, come vi dicevo, da voi si usa dire esco o scendo. Qui si usa dire scendo, cioè scendo da casa, che poi è uguale ad esco. In ogni regione c'è la sua cosa. Trampo e carnevale voglio fare lì, a Napoli si chiamano chiacchiere, so che in alcuni paesi si chiamano frappe e la mia amica Na mi ha detto che a Bologna si chiamano sfrappole. Voglio farle, mi piacciono un casino, però preferisco quelle fatte da me e quelle comprate in pasticceria. Io adoro i dolci in generale della pasticceria, ma chiacchiere o sfrappole o frappe che siano, preferisco quelle casalinghe come gli stufoli, che sono un dolce tipico campano, si fanno per Natale, sono piccolini, fritti, ci si mette il miele e dei confettini, eppure quelli preferisco quelli casalinghi per tutto il resto.
preferisco dolci da pasticceria, ovviamente, sono una golosona. Ogni tanto il mio marito dice, amore, dai, andiamo in pasticceria, se andiamo a mangiare un dolce. Sono un po' così. Amo mangiare, anche se non tanto, cioè nel senso che mangio il giusto, però amo le cose buone. Niente, spero di avervi tenuto compagnia con questo mio video. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Perché come vi dicevo sono cambiate molte delle regole di YouTube e quindi chi ha meno di 1000 iscritti e chi ha meno di un tot di visualizzazioni è penalizzato e di minuti di visualizzazione è penalizzato, quindi magari se vi va iscrivetevi, condividete i miei video e mettete un like, insomma, se vi fa piacere. Io vi mando un grosso bacio, a presto, ciao!